Parco Nazionale del Pollino è la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia. Si estende su 192.565 ettari di terreno ed è posto a cavallo tra due regioni, la Calabria e la Basilicata, spaziando dal Mar Ionio al Mar Tirreno. Dal novembre del 2015, con l'inserimento nella lista dei geoparchi da parte dell'UNESCO, il Pollino è considerato sito patrimonio mondiale. In questi luoghi, tra paesaggio e poesia, l'ecosistema naturale e quello umano mantengono la loro millenaria reciproca convivenza, che il Parco Nazionale del Pollino, istituito nel 1993, conserva e tutela sotto il suo emblema, il pino loricato. Oltre alla natura selvaggia incontaminata, ci sono le bellezze di 56 comuni, 24 in Basilicata e 32 in Calabria, che raccontano storie di uomini e di antiche tradizioni e fanno del Parco Nazionale del Pollino uno straordinario scrigno di biodiversità agricole e alimentari. I parchi nel nostro paese hanno un grande ruolo nella direzione di tutelare la biodiversità a 360 gradi. Sono nati per questo. Ovviamente quando si parla di biodiversità ci si riferisce a quella prettamente naturalistica, a quella storico-culturale e poi naturalmente c'è anche la filiera, diciamo, agroalimentare di qualità, e noi in questi anni abbiamo messo in campo un percorso che ha riportato alla ribalta vecchie tradizioni agricole del territorio, i vecchi fruttiferi che erano scomparsi e poi iniziative di promozione, nel senso che i nostri prodotti sono finiti nell'alveo di un sentiero del gusto che ha attraversato il Pollino dal versante lucano a quello calabrese. Abbiamo sfondato con i nostri prodotti nelle grandi kermesse nazionali ed internazionali, Pollino Food Experience, Expo 2015, e poi negli ultimi tempi il primo parco in Italia che istituisce la comunità del cibo, dove non solo le istituzioni ma il mondo agricolo, gli agricoltori custodi, questa nuova, diciamo, figura che emerge nel panorama agricolo del nostro paese, che diventano non solo i custodi di questo territorio ma anche quelli che lo promuovono attraverso le loro attività, attraverso le loro produzioni. Oggi la gente ci chiede soprattutto questo, da un lato la qualità, dall'altro la sostenibilità, che sono diventate le due parole chiave, soprattutto dopo la grave crisi sanitaria che il paese ha attraversato. Viaggio alla scoperta della biodiversità del Parco Nazionale del Pollino inizia da Rotonda, luogo simbolo del diversificato patrimonio agricolo, grazie a prodotti alimentari unici trainati e divulgati dall'Alsia, che insieme al parco ha dato vita a un sistema eccellente di sperimentazione nell'ambito dell'agricoltura, dell'agroalimentare e dell'ambiente. Il nostro centro collabora per le attività che svolge non solo con il parco, che è il nostro interlocutore principale, ma anche con le università, i centri del CREA, e con le altre agenzie nazionali e con altri istituti sperimentali, per cui le attività che noi svolgiamo ci permettono di poter avere dei rapporti con altre regioni sulle attività, sul compito che naturalmente noi ci prefiggiamo di realizzare e di attuare. I campi dell'Alsia custodiscono l'essenza della biodiversità dei prodotti del Pollino suddivisi in itinerari. Tra le eccellenze agricole e alimentari spicca la melanzana rossa DOP di Rotonda, dalla forma tondeggiante simile a un pomodoro. A inizio maturazione presenta sfumature verdastre, mentre quando è ben matura è di colore arancione vivo tendente al rosso lucido. La polpa è carnosa, il profumo è intenso e fruttato e ricorda quello del fico d'India. Il gusto è piccante e gradevolmente amaro sul finale. L'Alsia è diventata fondamentale nel Parco Nazionale del Pollino, sia per la qualità e la varietà delle sue primizie, sia per aver avuto la capacità di creare una rete fatta da agricoltori custodi, aziende,
mondo della ricerca e istituzioni. Su sollecitazione del Parco Nazionale Pollino, noi abbiamo avviato sul territorio un censimento, una mappatura di tutta la biodiversità di interesse agricolo alimentare, ma anche di tutte le produzioni tipiche agroalimentari del territorio. Grazie a questa mappatura siamo riusciti a realizzare un database che ci ha permesso in questi anni di poter intervenire sul territorio, soprattutto per quelle risorse genetiche in via di estinzione, ma ci ha permesso anche di poter programmare tutte quelle azioni per la conservazione, la tutela e naturalmente anche il percorso di valorizzazione. La stessa cosa è stata fatta per le produzioni agroalimentari in quanto espressione della biodiversità e siamo riusciti in tutta l'area del Pollino a localizzare tutte quelle vecchie produzioni, quei vecchi sapori, quei vecchi prodotti che probabilmente si rischiava di perderli, e quindi noi attraverso questo lavoro di censimento siamo riusciti a localizzare tutte queste produzioni e portarle anche, diciamo, al riconoscimento di questi prodotti come prodotti tradizionali, come prodotti PAT, e recentemente sono stati inseriti in un itinerario della biodiversità finalizzato a valorizzare non solo il lavoro degli agricoltori custodi, di produttori, di trasformatori, ma anche dei ristoratori. Per cui questo itinerario che ci accingiamo a presentare avrà proprio questa funzione non solo di individuare i luoghi dove si conserva la biodiversità, ma anche dove si produce, si trasforma e si possono anche mangiare. Dalle serre ai laboratori, dalle distese di grano ai frutteti antichi, dal giardino botanico alla rosa canina e al luppolo, in Casa Alsia i prodotti raccontano tutte le storie delle terre del Pollino, valorizzando il mondo rurale, in special modo delle aree interne, in un contesto di ecocompatibilità. Tutto questo sistema organizzativo e produttivo ha un'importante ricaduta anche sul piano sociale e culturale. Il nostro obiettivo adesso è quello di valorizzare queste potenzialità che sono certamente utili e necessarie per il territorio, perché accanto a un valore economico di queste produzioni, perché per quanto siano piccole o grandi, diciamo, determinano occupazione, economia sul territorio, ma nello stesso tempo hanno un'altra funzione che è quella sociale, culturale, perché queste produzioni in qualche modo identificano un territorio, sono lo specchio di un comune, di un paese, e quindi questo vuol dire tutto quello che loro rappresentano, cioè vale a dire la tradizione, la gastronomia, la biodiversità. E quindi noi non ci possiamo permettere di perdere questi valori, ma teniamo il compito di poterli trasferire alle nuove generazioni. Quindi il nostro compito è stato appunto recuperare, tutelare e valorizzare queste produzioni. Nel centro Alsia i semi vengono conservati in un'importante banca, quella di germoplasma. Un vero e proprio archivio di risorse che raccontano di terre, territori e agricoltori. Questa banca ormai è diventata un riferimento regionale per la conservazione di queste risorse genetiche che naturalmente consente all'Agenzia di poter caratterizzare tutte queste risorse in via di estinzione. Naturalmente dopo questa attività c'è tutto il lavoro che consente di poterli registrare e quindi iscriverle nel repertorio regionale e nazionale come risorse da tutelare. Tra le eccellenze della biodiversità c'è il peperone di Senise, definito anche l'oro rosso lucano. Il peperone di Senise praticamente ha questa forma di cornetto con la particolarità che ha una polpa molto molto sottile e che è quella che poi una volta raccolto ci consente di essiccarlo naturalmente al sole come si fa da millenni praticamente, da quando è stato importato in quest'area del Senisese.
produco peperoni ormai, diciamo, da più di 15 anni e da un po' stiamo avendo degli ottimi riscontri, diciamo, a livello di vendita di questo prodotto. Lo facciamo conoscere un po' in tutta Italia e anche all'estero. Alla biodiversità agroalimentare sono nate tante realtà produttive che, sfruttando le risorse del territorio e i cicli della natura, sono in grado di portare sulle tavole prodotti naturali e nello stesso tempo identitari. Oggi il turista che sceglie di spostarsi diciamo che vuole andare forse un po' oltre quello che trova nel piatto. Noi qui abbiamo tutto per raccontare semplicemente la storia reale di quei prodotti e delle persone che ci stanno dietro. Mettere al centro le persone, quindi, in un turismo informato, in un turismo più evoluto che porti le persone, soprattutto i giovani, a comprendere che ciò che abbiamo nel piatto è una storia. Più è importante la storia, migliore è ciò che arriva nel piatto. Tra le eccellenze della biodiversità del Parco del Pollino c'è la lenticchia di Mormanno, una varietà di origine mediorientale e asiatica che appartiene alla tipologia detta microsperma, ovvero di seme piccolo. Oltre alla lenticchia, nelle aree montane di Laino Borgo, Laino Castello e Mormanno viene coltivato da secoli una varietà di fagiolo denominato poverello bianco. Il prodotto di punta per eccellenza è il fagiolo poverello bianco, che noi coltiviamo secondo ancora i metodi tradizionali, naturalmente legandolo a tutto quella che è la sostenibilità ambientale, sia dal punto di vista proprio della coltivazione, ma anche dal punto di vista dei racconti. Ha come finalità quella di riprendere la coltivazione degli ecotipi locali, riprendere la coltivazione dei prodotti identitari del nostro territorio per trasmettere proprio il legame alla tradizione, il legame al territorio e farne promozione e valorizzazione attraverso proprio queste coltivazioni. Mormanno vanta anche un'altra eccellenza agroalimentare, il bocconotto, un nome bizzarro la cui spiegazione etimologica deriva dalla tradizione che voleva fosse gustato in un solo boccone. Inserito nell'elenco prodotti agricoli tradizionali, il bocconotto è un prodotto da forno, dolce e dalla forma rotonda, ovale o a cannestrello, farcito con marmellata, con pasta di mandorle, crema e cioccolata. La leggenda popolare fa risalire la prima lavorazione del bocconotto alla fine del 1700, quando alcuni contadini morbannesi crearono questo dolce utilizzando materie prime semplici, facili da reperire ma di ottima qualità, come la farina, le uova, lo strutto e la frutta necessaria per il ripieno, ma capace di assicurare il giusto apporto calorico per affrontare la dura fatica dei campi. La missione è quella di portare alla luce del sole e oltre i confini della nostra regione le eccellenze del territorio, soprattutto ovviamente nel nostro settore che è il dolciario. Una delle prime cose che abbiamo fatto è quella di andare alla ricerca di quelle che erano le ricette tradizionali dolciarie del territorio e siamo partiti da lavorare moltissimo su il bocconotto di Mormanno e su questo abbiamo fatto un lavoro molto importante perché oltre a capire quali erano le ricette storiche e le nostre ragazze ci hanno lavorato in laboratorio, abbiamo fatto anche una ricerca sul naming per poterlo esportare anche fuori i nostri confini.
Lasciamo Mormanno e poco più a sud, a sorpresa, si svelano distese profumate dal colore viola. Siamo a Campo Tenese, frazione di Morano Calabro, nel Parco della Lavanda. La lavanda del Pollino, che noi autonomamente abbiamo chiamato Loricanda, essenzialmente è una lavanda angustifoglia nana, quindi è botanicamente diciamo un po' più piccola del normale e ha però una caratteristica eccezionale rispetto agli altri, quindi il contenuto chimico gli dà questo potere antimicotico che non è paragonabile quasi a nessun altro essenziale di lavanda che noi abbiamo potuto verificare. In campo per le nostre trasformazioni abbiamo 8 varietà diverse, invece poi abbiamo creato un giardino botanico monotematico, abbastanza raro, lo abbiamo pensato anche disegnato per altitudine, nel senso che il visitatore che arriva nella nostra azienda dal basso verso l'alto può ammirare tutti i tipi di lavanda che crescono dal mare fino ad arrivare ai nostri 1100-1200 metri. Sono circa 70 varietà e nel momento di fioritura colpiscono particolarmente perché chiaramente sono di diverso colore, perché non molti sanno che esiste anche la lavanda bianca, la lavanda rosa, ci sono varie sfumature, quindi è anche interessante da vedere durante il periodo di fioritura. Tra i profumi di lavanda, in un silenzio paradisiaco e con una vista mozzafiato, spicca il rifugio La Principessa. Realizzato dall'ente Parco Nazionale del Pollino, il rifugio è nato come centro per il turismo rurale ed è anche il punto di partenza strategico per le escursioni. Nel corso degli anni, intorno al centro sono nate e si sono evolute alcune esperienze imprenditoriali che hanno messo insieme eccellenze dell'agroalimentare e attività turistiche per offrire al turista l'esperienza unica di vivere il Pollino a 360 gradi. Nel corso degli anni abbiamo portato avanti la trasformazione dei prodotti. Adesso praticamente facciamo tutta la filiera, dalla coltivazione dei terreni, l'allevamento del bestiame, la trasformazione delle carni e del latte e quindi i prodotti pronti per andare in tavola. Abbiamo delle vacche di razza frisona che sono delle vacche ottime per la produzione di latte, quindi tutto il latte che noi produciamo lo trasformiamo all'interno del caseificio aziendale per la produzione di prodotti sia freschi che stagionati. Inoltre abbiamo anche l'allevamento dei suini per la produzione di salumi, tutti i salumi tipici del Parco Nazionale del Pollino, in particolare la soppressata, il capocollo, la salsiccia e la salsiccia nello specifico viene condita con il finocchietto selvatico, che è proprio tipica di questa zona del Parco del Pollino. A Castronuovo di Sant'Andrea, il comune più a nord del Parco Nazionale del Pollino, l'agricoltura racconta storie di famiglie di terre floride. Una vera e propria storia d'amore, nata 8 anni fa come hobby. I primi anni ho iniziato a coltivare un'antica varietà di pomodorini, quelli rossi e gialli di Castronuovo di Sant'Andrea. Grazie all'Alsia Pollino sono stati iscritti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Basilicata. Si possono conservare appesi a mazzetti alle travi della soffitta oppure in cassettine di legno. Raggiungono il grado perfetto di maturazione a Natale. Oggi coltivo anche altre antiche varietà che rischiavano di scomparire, tipo il melone bianco invernale e un'antica varietà di mais da padella. La passione per la terra mi è stata trasmessa dai nonni paterni e materni, da generazioni agricoltori. È meraviglioso il loro ricordo di quando il fine settimana si andava in campagna, come dimenticare la nonna quando cagliava il latte sul fuoco, la nonna Lucia che appendeva i pomodorini alle travi della soffitta, il nonno Salvatore che arava il terreno con i buoi, il nonno Giovanni
nella cantina alle prese con la vinificazione. Sono ricordi del cuore che rappresentano una fonte importante e preziosa di ispirazione e di insegnamento. La mission è quella di coltivare il buono, non il bello, e di usare prodotti esclusivamente che rispettano l'ambiente che ci ospita e nello stesso tempo la salute dei consumatori. Dura da più di 30 anni anche la storia della famiglia Arleo e del mulino di grani antichi in via d'estinzione, dove viene prodotta la farina di grano tenero chiamata Carosella. La farina di grano tenero Carosella, una specie di frumento di grano tenero che cresce in ambienti rustici al di sopra dei 700-800 metri fino ad ambienti montani di circa 1300-1400 metri. È una farina appunto di grano tenero, quindi indicata per la preparazione di dolci, di biscotti, ed è una farina a basso contenuto di glutine, quindi indicata anche per chi soffre di particolari intolleranze. Tra le altre farine possiamo citare sicuramente la farina di mischiglio, che è una farina composta da vari tipi di legumi come il cece bianco, il favino. Se lo miscegliamo con farine di grano tenero e semole di grano duro, possiamo ottenere una pasta che è tipica di questa zona del circondario, appunto di questi comuni come Castronovo, Chiaromonte, Teana e Fartella. Circa 20 km di distanza da Castronuovo di Sant'Andrea, ecco Carbone, il piccolo borgo di montagna che sorge sulla sponda sinistra del torrente Serrapotamo. L'antico centro fondato da San Luca Abate è punto di riferimento della cultura bizantina nel sud Italia, ma è anche terra di un prodotto d'eccellenza, il tartufo bianco, un vero gioiello del Pollino che nasce tra le umide terre della valle del Serrapotamo. Carbone è diventata città del tartufo dal 2017, proprio perché c'è una grossa quantità di tartufo bianco. I terreni umidi e freschi fanno sì che possa crescere il tartufo bianco ed ha un'ottima qualità. Infatti ha un profumo molto intenso e un sapore delicato. Il periodo del tartufo bianco qui in Basilicata va dal 1 ottobre al 31 dicembre. Si cerca con i cani, il cane inizia a girare, quando lo trova inizia a scavare. Si utilizza il vanghetto. Serve per scavare appunto i tartufi, cercando di fare meno danni possibili. Dopo va richiusa la buca in modo che possa svilupparsi di nuovo. Il tartufo che cresce sottoterra in simbiosi con le radici delle piante è il testimonial perfetto di un patrimonio naturale, una risorsa capace di tutelare il territorio e la biodiversità, di lottare contro lo spopolamento e di produrre ricchezze e benessere per le popolazioni locali. La cucina di Carbone mette in tavola non solo piatti al gusto di tartufo bianco, ma anche tante altre specialità genuine, dal gusto antico e dai sapori particolari, grazie all'utilizzo di alcune spezie. Il coriandolo è una spezia che è stata importata qua dai monaci bizantini perché è una spezia orientale e quindi da sempre è stata usata poi per fare il salame al coriandolo. Questo salame viene prodotto con carne nostrana, dei maiali che di solito qua pascolano tranquillamente. La troviamo sempre sulle nostre tavole, ma stagionata, quindi la usiamo come antipasti oppure si mangia arrosto, però quando è fresca. La salsiccia al coriandolo di Carbone è un alimento caratteristico della cultura gastronomica lucana, inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Basilicata.
La sua consistenza è morbida e ha un sapore aromatico al coriandolo, pianta che nasce sul pollino ma che veniva usata già dai faraoni a scopo terapeutico. Il sapore dei semi ricorda il limone, mentre le foglie hanno un sentore di minerale simile a quello del prezzemolo. Il nostro viaggio continua fino a Terranova del Pollino, un borgo incastonato in una delle aree più suggestive del parco, dove la bellezza paesaggistica è selvaggia e la flora e la fauna sono varie e ricche. Terranova è la porta naturale di accesso al parco ed è qui che incrociamo Rocco, un agricoltore custode. Il nostro compito di agricoltore custode è quello di recuperare tutte le vecchie varietà di frutta che stanno scomparendo e anche di farle assaporare a chi non li conosce, perché è importantissimo. Noi abbiamo recuperato le pere, melo e susine. Quanto riguarda i legumi, io sono molto appassionato dei fagioli. E noi qui abbiamo il fagiolo quarantano e il fagiolo cornaiolo, che è un fagiolo che si è sempre coltivato. E se questi fagioli che si coltivavano anche mischiandoli insieme nella stessa postarella quando si piantavano, e veniva un miscuglio di fagioli. Oggi sono arrivato a avere circa 50 varietà di fagioli antichi. Tutti i fagioli recuperati, diciamo alcuni con l'alsia e altri da persone anziane che ancora li custodivano, guai che glieli toccavo questi fagioli. Quando dal mare si sale in alta montagna, il nostro percorso alla scoperta del territorio e delle unicità del Pollino fa tappa nel paese Arbrescia di Plataci, centro agricolo del versante orientale del Pollino. Ad accoglierci troviamo un borgo silenzioso, impreziosito dai colori dei murales. Da qui lo sguardo può spaziare sull'intera piana di Sibari. Plataci, a circa 900 metri di altezza, ha un clima ottimale per un'agricoltura d'eccellenza, resa possibile anche grazie al recupero di terreni abbandonati. Qui la gente è andata via, e c'è stata tantissima immigrazione. Non perché il territorio non offra qualcosa, il territorio offre tantissimo. Qui in realtà c'è tutto, non manca niente, ma manca forse la cultura di saper cogliere e gestire quello che noi abbiamo, sempre nel rispetto della natura, senza sfruttarla. Noi coltiviamo con il metodo biodinamico, siamo certificati biologici per tutte le colture che facciamo, dalle erbe aromatiche alle erbe officinali che raccogliamo nei terreni del comune che sono all'interno del parco e nei nostri terreni, fino alle vere e proprie colture, quindi abbassando all'agrobiodiversità. Coltiviamo grani e coltiviamo legumi in rotazione col grano. E tutte le varietà che noi coltiviamo non sono varietà moderne, ma sono tutte vecchie varietà. Con
Continuando il nostro viaggio nel sentiero della biodiversità del Parco Nazionale del Pollino, arriviamo a San Lorenzo Bellizzi, il borgo dove le montagne acuminate e lisce sono cariche di neve quasi tutto l'anno e la terra marrone degli ulivi contrasta con il blu del cielo. Qui il tempo sembra essersi fermato, scandito solo dal grande orologio della chiesa principale, e la società moderna non ha intaccato i luoghi della memoria e i ritmi della natura. La biodiversità agricola del Parco del Pollino, grazie al clima favorevole di alcuni luoghi, come San Lorenzo Bellizzi, riserva delle sorprese inaspettate, come ad esempio la coltivazione della mela all'olio del Pollino. La mela in Calabria, sì. La mela in Calabria, devo dire che abbiamo avuto anche ottimi risultati. Abbiamo iniziato con un campo sperimentale, 100 piante all'inizio. Con gli anni abbiamo incrementato la produzione. Oggi abbiamo quasi 1500 piante di melo. Abbiamo varietà diverse, per lo più varietà commerciali. Ma da un paio d'anni abbiamo iniziato anche a riprendere vecchie varietà di melo presenti nel Parco Nazionale del Pollino. Abbiamo piantato piante selvatiche di melo e anno dopo anno stiamo andando ad innestare su quelle piante selvatiche varietà di mele che troviamo presenti nel parco. Il nostro must è una mela rossa schiacciata ai due poli. C'è chi la chiama la mela all'olio, c'è chi la chiama topaz. Ognuno gli dà diversi nomi. A noi piace definirla la nostra mela all'olio proprio perché più passa il tempo e più questa mela tira fuori una patina oleosa, quasi che porta la mela a brillare e la fa differenziare da tutte le altre. Ecco perché noi siamo legatissimi a quella varietà. L'eccellenza di carbone rappresentata dal tartufo bianco di Serrapotamo, anche in altri territori sono presenti altre varietà del pregiato tubero, come ad esempio il tartufo nero. Per salvaguardare questo prodotto è nata nel 2013 a Castrovillari l'associazione Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre, fondata da un gruppo di appassionati amanti della natura. Nel Parco Nazionale del Pollino ci sono tutti i tipi di tartufo. Anche il bianco, il Magnatum Pico, che diciamo è quello più pregiato. Poi abbiamo uno speciale tartufo nero ed è il Tuber Uncinatum Chaten, che è un tipo di tartufo nero della stessa famiglia del Tuber Estivum, quindi lo scorzone, però è quello invernale, quello che matura dal mese di novembre a gennaio. Noi abbiamo la possibilità di andare a Tartufi con due cani. Il cane fiuta, va nella ricerca, trova il tartufo, scava e si prende il tartufo, che può essere di varie dimensioni, comunque codua fino a 300, 400, 500 grammi. Sono tanti i comuni del Parco Nazionale del Pollino entrati a far parte dell'Associazione Città del Tartufo. Tra questi anche Saracena, antico borgo fondato dagli enotri, il cui prodotto di punta è rappresentato dal moscato, vino passito già gradito dai pontefici romani. Il moscato di Saracena è un prodotto che si fa esclusivamente a Saracena, quando siamo nel Parco Nazionale del Pollino, ha una tecnica unica al mondo di vinificazione. Si fa da secoli, abbiamo notizie storiche che nel 500 era un vino già apprezzato nel territorio, tanto da donarlo al Papa, quindi particolare la sua tecnica di vinificazione, che prevede l'utilizzo di soprattutto due vitigni autoctoni tipici di Saracena, che sono appunto il moscatello di Saracena e la Duraca. Queste uve sono le uve che si fanno appassire, poi si utilizzano altre due uve che sono la Guarnaccia Bianca e la Malvasia, anche queste uve tipiche calabresi. Il mosto di queste uve si fa concentrare tramite bollitura, quindi questa è la particolarità di questo vino. Questo mosto cotto, poi una volta raffreddato, messo in
tradizionalmente in botti, noi usiamo contenitori in acciaio, e viene aromatizzato con l'uva appassita, con queste uve di Guarnaccia e Duraca, che vengono selezionate chicco per chicco manualmente, schiacciate con le mani appunto, e tutta questa vinaccia immersa nel mosto cotto, quindi attivano in modo naturale la fermentazione con i lieviti appunto indigeni delle uve, quindi non aggiungiamo nessun lievito selezionato, e macera per diversi mesi, fino a 6 mesi, in modo da aromatizzare il mosto stesso. Poi si svina, si tiene in acciaio ancora per lungo tempo per poi imbottigliarlo e commercializzarlo. Saracena ci sono anche altri prodotti d'eccellenza, frutto del lavoro di aziende a gestione familiare, come l'olio extravergine di oliva, definito l'oro verde della Calabria. Nelle campagne che si estendono fino alla piana di Sibari sono presenti circa 3.000 piante di ulivo. Abbiamo diverse cultivar, tondino, la cassanese, rogianella e tra l'altro abbiamo riscoperto delle antichissime piante di questa varietà che poi in realtà è la più diffusa proprio nel comune di Saracena, che sia la Verace che la Forasana. È un olio sicuramente da un gusto molto deciso, molto forte, questa piccantezza che arriva insomma dritta in gola e anche un retrogusto amaro, ma in realtà molto piacevole. E quindi in generale con tutta la nostra cucina tipica, quindi dalle carni alle zuppe di legumi, è un olio insomma fortemente espressione del territorio nel quale viene prodotto, quindi la Calabria, poi soprattutto la nostra zona, sono questi territori anche molto selvaggi ancora, per fortuna io aggiungerei, e l'olio li rappresenta in pieno. Il comune di Saracena rappresenta l'habitat più idoneo alla olivicoltura. La coltura predominante a Saracena è la Verace, che tra l'altro quest'anno è diventata anche presidio Slow Food. È un'oliva molto particolare, uliveti secolari, ed è anche a doppia attitudine, quindi viene estratto un olio fantastico, dagli aromi, dalle qualità organolettiche eccezionali, ed è anche molto buono da mangiare, quindi farla anche in salamoia oppure sotto sale. Viaggio nel Parco Nazionale del Pollino passa anche dalla Via del Pane e raggiunge il borgo di Cerchiara di Calabria, conosciuta in tutto il mondo come la città del pane. A Cerchiara di Calabria siamo 11 panifici gestiti tutti da donne. Perché da donne? Perché una tradizione comunque in famiglia che si faceva il pane in casa da anni. E poi su questa cosa le donne hanno incominciato a creare la propria attività. La particolarità del pane di Cerchiara è che sia fatto solido con lievito naturale, forno a legna, e una particolare anche che ha il nostro pane, che è un po' più scuro, perché si usa una percentuale di farina integrale. E poi la famosa gobba. Il nostro pane infatti ha una gobba, non è liscio, perché al momento in cui si va a imbornare si piega e si forma questa gobba. A Cerchiara la tradizione del pane è rappresentata anche da un antico mulino, nato nei primi dell'Ottocento e restaurato nel 2014. Ho fatto questa scelta per restare qui in Calabria, restare nel mio posto e non emigrare. Voglio solo fare da una vecchia tradizione, diciamo, un lavoro fatto bene come si faceva una volta. Mm.
luogo dove il chicco di grano diventa farina grazie ad antiche tecniche di lavorazione. Facciamo la carosella del Pollino, la Maiorca di Cerchiara e il Senatore Cappelle con la certificazione biologica. Le fasi di lavorazione del grano sono: incominciamo prima a selezionare il grano chicco per chicco, dopo viene bagnato il grano, viene pulito per bene, viene asciugato al sole, misuriamo l'umidità. Quando è arrivata l'umidità giusta, non superiore ai 14 gradi, allora incominciamo a fare la macina per fare le farine. La farina viene divisa in 5 parti. Facciamo farina totalmente integrale, tipo 1, tipo 2, facciamo la doppio 0 su richiesta, la 0, cruschello e crusca, di alta qualità. L'antico mulino è anche un museo ricco di storia, dove è possibile vedere le pietre antiche con cui si lavorava un tempo. Alimento fondamentale per il sostentamento in tempi antichi delle famiglie era la castagna, prodotto d'eccellenza di San Donato di Ninea, un borgo isolato a picco tra il Mar Ionio e il Mar Tirreno. La castagna è il frutto simbolo del nostro territorio. Basti pensare che sono circa 500 gli ettari di castagneto presenti qui a San Donato. Nel nostro territorio comunale abbiamo tre tipi principali di castagne, che sono la rigiola, l'anzerta e la curcia. Quella che è più utilizzata è l'anzerta, infatti viene utilizzata soprattutto nella gastronomia. Basti pensare alla Caldarroste, il prodotto che deriva dalla castagna che è più usato qui a San Donato. Viene fatto anche una marmellata di castagne, che è il castagnaccio. San Donato di Ninea sorge su uno sperone roccioso dominato dal monte Il Cozzo del Pellegrino, la cima più alta nel vasto sistema montuoso dei Monti dell'Orso Marso. Il centro storico è un dedalo di viuzze, ripide salite e case in pietra fino ad arrivare in cima all'abitato, dove c'è la bella chiesa di Santa Maria Assunta, detta anche della Motta. A pochi chilometri da San Donato troviamo Sansosti, un borgo immerso nel verde che racconta storie di tradizioni pastorizie e di fede legate al culto della Madonna del Pettoruto. Questo piatto è un piatto che nell'antichità è stato sempre dedicato alla Madonna del Pettoruto, e infatti il nome che prende il piatto è la capra alla ferraiola. Veniva fatto proprio come simbolo di devozione nel periodo di festa dedicato alla Madonna. Questa capra rappresenta proprio la cultura dell'entroterra di questi posti, perché tutti i pastori hanno e avevano almeno 2-3 capre all'interno delle loro masserie, delle loro ovili, per il sostentamento della famiglia, per il latte. Poi nel periodo in cui le capre diventavano adulte, le macellavano e ne facevano carne con cui nutrirsi. Questo piatto che noi prepariamo appunto è un maccherone, quindi che riprende la tradizione calabrese, fatto con grani macinati a pietra, e poi vengono conditi con questa carne di capra che viene appunto cotta nella tiana con lunghissimi tempi e poi viene praticamente insaporita col pomodoro fresco, le spezie e le erbe aromatiche, e alla fine diamo questo tocco, questa magia
che la ricotta appunto di capra affumicata, che viene affumicata con legno di ginepra, con legno di olivo, e che dà quest'ultimo profumo, diciamo, da sogno a questo piatto, che per quanto un piatto della cucina povera del nostro entroterra e del nostro parco del Pollino, io ci tengo forse con un pizzico anche di presunzione ormai a definirlo un vero e proprio piatto gourmet. A Sansosti si conclude il nostro viaggio alla scoperta di una parte dei prodotti che fanno parte della variegata biodiversità agricola e alimentare del Parco Nazionale del Pollino. Un viaggio fatto di itinerari attraverso un contrasto di bellezze naturalistiche, di microclimi, quadri poetici e storie di resistenza, resilienza e produttività, la cui essenza si ritrova nei prodotti della terra. Il percorso è ancora lungo. Il Pollino è un parco che in questi anni abbiamo portato alla ribalta nazionale e internazionale, e soprattutto in questo campo. Io credo che se le regioni ci aiuteranno, le due agenzie di sviluppo e di divulgazione, l'Alsia per il versante lucano e l'Arsac per quello calabrese, che ci hanno accompagnati in questo percorso, ci daranno una mano, io credo che questa filiera è destinata ad irrobustirsi. Peraltro, oggi l'agricoltura di qualità è un forte richiamo anche per nuova occupazione. Ecco perché sono nate tante aziende. C'è stato questo ricambio generazionale, molti giovani anche, come dire, laureati, che stanno innovando le loro aziende in maniera strepitosa, sono diventati protagonisti di una nuova stagione. Quando noi ci vantiamo che nel nostro territorio, nel settore dell'agricoltura di qualità, dell'accoglienza, della ristorazione tipica, che poi è quella che, come dire, mette alla ribalta e pone alla ribalta i prodotti di questa nostra filiera, come dire, sono cresciute tante speranze, tante nuove opportunità, io credo che questa strada che abbiamo imboccato deve essere solo perseguita fino in fondo e i risultati arriveranno. Peraltro l'augurio è che con questo impegno straordinario dell'Europa e del Governo nazionale con il piano di ripresa e di resilienza, qui la resilienza non manca, perché c'è tanta gente che anche in momenti di grande crisi è riuscita a non abbandonarsi e non a trascurarsi, ma invece a ripartire, e a ripartire con maggiore fiducia e anche con maggiore forza e con maggiore entusiasmo. Poi il parco deve accompagnarlo questo percorso, e come abbiamo fatto in tutti questi anni continueremo a farlo.